Quella del panificio Magda è una storia che comincia 35 anni fa. La bontà, frutto di un perfetto mix per le ricette di una volta e l'amore per la tradizione barese. Fiore all'occhiello è la focaccia prodotta in tante varianti da gustare e ordinare anche online. La produzione in ATM consente di poterla ordinare e gustare in 24 ore in ogni parte d'Italia ed Europa. Per quelli che vogliono fermarsi a pranzo, l'assortimento continua con la rosticceria e piatti caldi ogni giorno. Il panificio Magda, attento anche all'esigenza celiaca, tutti i giorni da lunedì a sabato dalle 8 alle 21. Panificio Magda, tutta la cucina barese come a casa vostra. Bari, via Prospero Petroni 32, telefono 080 524 2207, www.panificiomagda.com. Vuoi un progetto per il tuo giardino? Vuoi delle idee regalo ecologiche ed originali? Vieni a visitare la più grande varietà di fiori e piante da vaso. Pichichero Pasquale Vivai ti aspetta a Cassano delle Murge, in una vasta esposizione sulla Murgia Varese. L'azienda agricola offre servizi di giardinaggio, progettazione e manutenzione di aree verdi, piantine regalo, bonsai bomboniera, alberi ornamentali e da frutto. Pichichero Pasquale Vivai ha sede in via Acquaviva 1 a Cassano delle Murge. Telefono 080 77 57 89. Per saperne di più visita il sito web www.vivaipichichero.com. Torna sempre più spumeggiante la grande festa di Pierino, il più grande evento dedicato alla birra e ai sapori murgiani. Dal 4 agosto al 4 settembre a Cassano, sull'Aia dell'Amicizia. Buonasera a tutti i telespettatori, ben ritrovati sul canale di Fly TV. Siamo qui sempre dal ritiro di Bedollo, dove seguiamo, come ben sapete, le fasti e le, oggi con la novità tra l'altro della prima amichevole della FC Bari, con la novità del presidente. Ma prima voglio introdurre l'ospite oggi, un carissimo amico, il giornalista Massimo Longo, ricordiamo, giornalista di Puglia Calcio, ma soprattutto ex del mitico Bari Sera, con quelle belle notizie che riuscivi a darci, insomma, in maniera molto diretta. Grazie, grazie Diego, buonasera a tutti gli ascoltatori. Diciamo subito che oggi è stata una giornata, al di là del sole, veramente qui è da prendere quasi, no, una scottatura, no? Una giornata intensa da un punto di vista non solo lavorativo, ma anche del Bari. C'è stata, come dicevo prima, l'arrivo del presidente Gian Caspar, con cui abbiamo avuto modo un po' di parlare, poi nei prossimi giorni vi daremo anche qualche immagine con qualcosa di contenuto, un po' anche qualche novità. Ma in tema di novità vi voglio annunciare subito che il suo arrivo è congiunto, insomma, con la nomina del nuovo responsabile del settore giovanile,
dell'area tecnica appunto del Bari. Diciamo che un nome che pare forse poco conosciuto, ma non è così, ha una bella gavetta. Parliamo di Corrado Cotta, responsabile quindi attuale del settore giovanile del Bari, originario di Como. Lui ha avuto esperienza con l'Andria, nella Beretti, ha guidato la Beretti, anche brevemente la prima squadra, poi Processo, Solbiatese, il Seregno, e soprattutto per qualche anno è stato collaboratore del Milan con il Junior Camp, che sapete benissimo, selezione e formazione di giovani calciatori, quindi forse è stato anche il motivo in più per aver scelto questa figura, un po' anche per l'esperienza pugliese già vissuta, che a Bari speriamo porti il successo, anche perché Massimo riconoscerà, insomma, a noi il settore giovanile è sempre stata una risorsa, non dobbiamo trascurarla adesso con la nuova nomina. Assolutamente no, il settore giovanile è un po' è la base di tutte le società calcistiche, e quantunque l'anno scorso, due anni fa, insomma nell'ultimo biennio di Paparesta, sia la Primavera che anche le altre squadre minori comunque non abbiano fatto poi tanto male, però evidentemente ci vuole qualcosa in più, perché dal settore giovanile si attingono possibili campioni o possibili giocatori da limare, da svezzare bene, così possono poi andare nelle altre squadre o comunque, perché no, anche nel Bari. Perché, certamente, insomma, anche perché oggi giocavano 9 giocatori. Ne parleremo nella seconda parte sull'amichevole. Era zeppa anche di giovani promettenti, ma ne parliamo dopo di questo. Io pregherei la regia, il caro che è Lucio Costantini, che ringrazio perché veramente, guardate, sta lavorando tanto per voi e per noi in un modo incredibile. Prego lui perché, come di consueto, cerchiamo di mandare in onda delle immagini del luogo spettacolari, Massimo, perché noi nel frattempo che Lucio le sta già mettendo in onda, ecco, sono già, noi possiamo descriverle un po'. Stiamo parlando del panorama un po' del comune di Bedollo, dove appunto c'è il Bari in ritiro, e noi qua stiamo registrando, tra l'altro, in questa sede, qua siamo nel foyer un po' del comune di Bedollo, e devo dire, come solitamente capita, no, quando visitiamo questi paesi del nord, una ricchezza da un punto di vista di strutture. Qual è il tuo pensiero, al di là dei luoghi, anche queste strutture che stiamo vivendo, conoscendo? Beh, sono delle situazioni ottimali per noi. Penso che addirittura neanche noi a Bari spesso e volentieri riusciamo ad avere con tanta abbondanza di ospitalità e di tecnologia. Qui siamo, se non sbaglio, a metà tra una biblioteca e un teatro comunale. Bravissimo, quindi siamo in questa situazione qui, dove c'è una vera e propria sala stampa. Ma tornando un po' in breve al paesaggio che dicevi, certo, tu accennavi, è una valle questa, un pezzo di Trentino Alto Adige, secondo me non ancora aperto al circuito turistico così di massivo, così come lo sono altre valli. Penso per esempio alla Val di Non, alla Val Brembana, no, quella sta in Lombardia, in altre valli molto conosciute. E probabilmente col Bari stanno iniziando un certo discorso di collaborazione, questa sinergia, no, turistico-calcistica, che come sempre paga alla fine. No? Certo, ricordiamo che parliamo della Val di Cembra, e noi ci troviamo sull'altipiano di Pinea, sì, in questo momento nel comune di Bedollo. A 1000 metri. Certo, a mille metri circa di altezza, sul livello del mare, ovviamente. Ci scuseranno i telespettatori di Bari col caldo forse che hanno, noi stiamo benissimo qui. Certo, certo, anche se ho detto il sole scottante. Ma ritorniamo in quello che è il tema sportivo, perché sai benissimo che noi viviamo un po' queste fasi veramente entusiasmanti. Oggi l'ho detto anche con questa partita amichevole che parliamo nella seconda parte, ma soprattutto perché anche stamattina ci sono state delle novità da un punto di vista di allenamenti, Massimo. Io vorrei la tua impressione, perché come ben sai, di là dei due gruppi che si sono allenati distinti come ore e come numeri, diciamo, quello che ho osservato io, sai benissimo le mie funzioni da tecnico, sono state, ho tanti anni nel settore giovanile
appunto del Bari, ho allenato tante squadre a livello dilettantistico, e per me guardare queste fasi di preparazione diverse da quello che era un po' l'impostazione, bravo, diciamo primordiale, è stata una novità, anche se sottolineo qualcosa che si ripropone anche in grandi squadre negli ultimi anni, anche l'Inter, Milan fanno così, soprattutto fanno anche un allenamento adesso loro personalizzato, ciò che ancora non si fa a Bari. Ma intanto, come visto, cioè trattare la palla sul campo piuttosto che scalare una montagna o come faceva Zeman i gradoni, la tua impressione? Beh, io ho visto innanzitutto fino adesso un certo modo di impostazione da parte dell'allenatore Stellone. Tu ti riferisci alla giornata di oggi o in genere? Di oggi. Di oggi. Poi in effetti c'è stata una tipologia di allenamento particolare, dove in un primo step si sono allenati quelli che poi sarebbero scesi in campo nel pomeriggio, certo. Diciamo la formazione cosiddetta titolare, che poi tanto titolare non lo era, leggendo poi la prima formazione. E poi c'è stato invece un secondo step di allenamento formato ovviamente composto da altri giocatori. E si è lavorato molto sul pallone, come giustamente hai detto tu, ma anche sui cross e sul possesso della palla. In effetti è stato un allenamento un po' atipico rispetto agli altri che abbiamo visto fino adesso. Nel passato, no? Nel passato. Sono divertito perché, guarda, vedere i giocatori, lo facevo anch'io quando allenavo molte volte, perché vedere i giocatori con entusiasmo che partecipano alla fase di allenamento, e non sottovalutiamo che le energie si sprecano, anzi si dà anche tanta intensità di sforzo fisico, è quello che un po' mister Roberto Stellone cerca di inculcare, certo. Ciò che poi, ripeto, parleremo nella seconda parte, a me almeno personalmente non è sembrato. Però intanto, mentre noi parliamo di queste sempre di questo contenuto mattiniero, scusatemi, prego sempre Lucio dalla regia di inserire qualche immagine degli allenamenti, no? In modo che noi le possiamo continuare a commentare. E sì, è vero, quello che dicevi tu, Massimo, il primo blocco era quelli che potenzialmente dovevano essere i titolari, poi abbiamo visto un po' qualcosa di diverso, quindi fatto più di tocco palla, velocità, si voleva portare l'atleta già pronto per quasi una partita, sì, però. Chiaro che era difficile in questa fase. Nel secondo gruppo invece più lavoro di forza, quindi elasticità, forza di resistenza, di esplosiva soprattutto. Poi io nelle prossime puntate, come ben sapete, a me piace anche spiegare quali sono questi concetti tecnici, no? Che noi allenatori di solito anche adottiamo. Ma al di là di questo, come vi dicevo, un allenamento interessante, perché quando vedi la palla che è giocata con i piedi, anche con le mani, perché ci sono state delle fasi dove si cercava di movimentare tutto il corpo, è interessante perché il ragazzo partecipa, però lavora, magari contribuisce. Io non sono un tecnico di aerobica, ovviamente, certo. Però non ho potuto fare a meno di assistere, quindi di confermare quanto dici tu. Evidentemente Stellone ha scelto questa metodologia perché forse per vedere come avrebbero risposto i primi 11 in campo, e anche perché probabilmente sapeva ciò che si sarebbe aspettato dalla seconda squadra durante la gara. Sicuramente avrà fatto così. Durante gli allenamenti, spieghiamo pure la fase quando hai detto aerobica, ti ringrazio per averlo detto, noi i tecnici e gli allenatori di solito cercano sempre di arrivare al confine tra la soglia anaerobica e quella aerobica, perché lì avviene lo stacco di potenziamento del muscolo, certo. E poi andremo, ripeto, con altre puntate a capire meglio questi concetti. Io non mi meraviglierei affatto se nella seconda amichevole, anche se poi ne parleremo dopo, certo. dovessi vedere che la seconda squadra che è scesa passa in campo come passerebbe prima come prima. Sì, perché secondo Massimo, me. Sai, lì poi andremo a vedere i nomi, è vero, perché poi ci sono state delle cose interessanti da dire, e soprattutto, a mio parere, già un primo errore tecnico che poi andrò a commentare. A dire di questo, io voglio ricordare anche i nostri cari telespettatori, no? Di visitare anche il nostro sito e soprattutto la pagina Facebook, dove poi
potremmo anche vivere attraverso il link la registrazione appunto della diretta che abbiamo offerto ai nostri telespettatori. Ok, adesso è in linea, che sì, perfetto, che è già in linea. Poi ricordo a tutti quelli che ci seguono di messaggiarci con i vostri soliti affettuosi messaggi, e ovviamente ringrazio prima di tutto Ronzo, che ieri mi sono scordato. Ciao Ronzo, aspettiamo un tuo messaggio a breve, con il solito numero che proponiamo su Play TV, ossia 345-112-6216. Aspetto in tanti che ci fate delle domande, anche per farci un po' divertire e stuzzicare un po'. Però a proposito di divertirci, Massimo, noi due, dovete sapere, ci siamo trovati in questi ultimi anni in tantissime trasferte. Massimo è uno come me, direi Massimo soprattutto tifosi, no? Teniamo questo Bari, inutile nasconderci, però anche micidiali un po' nei commenti, nelle analisi tecnico-tattiche, quindi come buoni giornalisti che qualcuno ci riconosce, cerchiamo di essere anche molte volte piccanti, cioè quando sbaglia il Bari non manchiamo nel commentare negativamente. Cosa voglio riprendere? Un episodio carino che nella passata stagione soprattutto io e te ci guardavamo, anche se eravamo in postazioni alle volte a 10 metri, a 5, molte volte anche a fianco, e questo succedeva a Novara, succedeva un po' in tutti i luoghi, ad Ascoli, a Perugia, dappertutto. Voglio dire, un gesto tecnico particolare, ma voglio che lo racconti tu. Qual era? Sì, era il tiro di Rosina, sia su punizione che su azione, tendenzialmente sempre arcuato, che spesse volte diciamo andava in gol, altre volte ci mancava poco appunto per far gol. E questo gesto tecnico, tecnico mi è rimasto particolarmente impresso, tanto da condividerlo con il collega in più occasioni. E anche tu mi pare che... Condividevo, ma perché Massimo, oltre al buon Alessandro Rosina, diciamo, iniziavamo ad osservare che più di un giocatore, e non solo nel Bari, anche nelle squadre avversarie, sì, iniziava ad emulare un po' questo... gesto tecnico. Diciamo che assomigliava anche un po' a Galano sotto certi aspetti, no, solo che Galano tendeva ad accentrarsi, mentre Rosina, da dove stava, cercava il tiro arcuato, e cioè, molto spesso ci ha fatto anche gol. Nei tempi, no, il maestro è stato Alessandro Del Piero, quei tiri che arrivava al limite dell'area. Sono quelle acrobazie che conciliano un po' col calcio. Certo. Quindi io l'ho voluto ricordare perché... Guardate, è bello ritrovarsi qua in Trentino, lontano, con Massimo, da buoni colleghi ci siamo visti stamattina, ho detto senz'altro di essere presente, perché poi durante l'anno noi vigiliamo, ci confrontiamo, non siamo solo giornalisti in penna, questo ve la voglio fare osservare, perché molte volte andiamo sui campi anche a 1000 chilometri per regalare un attimo della nostra esperienza e arricchire a voi quello che è il contenuto poi prodotto durante la settimana. E al di là di questo, quindi scherzavo perché ricordavo un po' queste giornate. Al di là di questo, ritorniamo invece in quella che è il Bari. A questo punto dobbiamo già iniziare, secondo me, a parlare un po' di quello che manca, caro Massimo. Cioè, è vero che oggi De Luca è scontato perché ha iniziato anche a giocare, ha firmato, ha giocato, però diciamo che la cosa che ho osservato, senz'altro, manca veramente sostanza. Più che sostanza, penso che manchi proprio oggettivamente, manchino i reparti, no? O qualcosa in ogni reparto. E non è un caso che oggi, insomma, è sceso in campo Gensoglu come stopper, scusami centrale, se io c'ho ancora il linguaggio vecchio. Lo chiamo stopper, ma in realtà oggi spieghiamo, perché prima nel passato lo stopper era colui che era più arretrato dei due centrali al libero, cioè il libero era quello che avanzava, di avanzare, esatto, quindi aveva i due metri avanti, e lo stopper l'ultimo baluardo, era il marcatore centrale che
come diceva la buonanima di Nereo Rocco, gli dava la figurina allo stop e gli diceva, caro Massimo, diceva, vedi questo, stanotte dormi con questa figurina, perché te lo devi marcare ad uomo. E certo, no, anche a me, io quindi, sono uno che continua, però siamo fuori dall'alcol, insomma. Certo. Dicevo che il fatto che abbia giocato Gensoglu è già indicativo, no? Certo. Così come il fatto che abbia giocato per tutta la partita Sabelli come terzino, ecco, a proposito, terzino e non, esterno basso, certo, come suol dirsi, certo, no? Certo. E la dice tutta. In più c'è anche questo giovane Guadalupi che ha giocato come la prima volta, ne parleremo, però diciamo che fa parte della domanda che mi hai fatto, cioè su cosa manca. Manca parecchia roba, secondo me, poi magari ne parliamo dopo eventualmente. Certo, no, giusto per completare il discorso sulla squadra, cosa voglio dire? Tu hai ragione quando parli così, perché poi alla fine noi andiamo a guardare la rosa attuale del Bari, nella zona della difesa abbiamo questi nomi: Di Cesare, Gernone, Moras, Panebianco, Sabelli, Scarriera, Tonucci e Turi. E basta, Rada l'ultimo che si è inserito, che sappiamo che dovrebbe ritornare in Romania, voci di corridoio. Ma questo cosa significa? Che su tutti questi difensori pochi sono d'esperienza, perché quando mettiamo Panebianco, Scalera e Turi, sono tre giovani che ovviamente faranno esperienza, non possiamo pretendere da loro un innesto continuativo immediato nella prima squadra. Ecco perché mi agganciavo a questo. Certo, infatti ti ho detto che non a caso che nella difesa siamo con almeno, se non sbaglio, tre esperti. Cioè, tre esperti, Tonucci, Moras e Di Cesare e Sabelli. Poi abbiamo Sabelli, però poi sono quattro, però ci vorrebbero almeno altri quattro dello stesso ruolo. Perché Rada va via. Perché Rada non lo contiamo. I veri titolari, tra i sono quattro, di cui i due esterni, come abbiamo detto, dovrebbero far dare manforte al centrocampo, perché diventa due, perché i due attaccanti diventano quattro. Manca addirittura manca ovviamente il terzino sinistro in assoluto. Certo. Perché certo. Ha giocato Di Noia come... Come infatti oggi quando ho commentato la partita ho visto di nuovo Di Noia lì, ahimè, ho detto. Però prego la regia adesso di staccare un attimo con l'intervallo, perché è giusto riconoscere un po' ai nostri, anche per la pubblicità e quindi ai nostri sponsor che ci hanno offerto questo ritiro, insomma un po' di visibilità maggiore. Grazie, a dopo. Quella del panificio Magda è una storia che comincia 35 anni fa. La bontà, frutto di un perfetto mix per le ricette di una volta e l'amore per la tradizione barese. Fiore all'occhiello è la focaccia prodotta in tante varianti da gustare e ordinare anche online. La produzione in ATM consente di poterla ordinare e gustare in 24 ore in ogni parte d'Italia ed Europa. Per quelli che vogliono fermarsi a pranzo, l'assortimento continua con la rosticceria e piatti caldi ogni giorno. Il panificio Magda, attento anche all'esigenza celiaca, tutti i giorni da lunedì a sabato dalle 8 alle 21. Panificio Magda, tutta la cucina barese come a casa vostra. Bari, via Prospero Petroni 32, telefono 080 524 2207, www.panificiomagda.com. Vuoi un progetto per il tuo giardino? Vuoi delle idee regalo ecologiche ed originali? Vieni a visitare la più grande varietà di fiori e piante da vaso. Picchichero Pasquale Vivai ti aspetta a Cassano delle Murge, in una vasta esposizione sulla Murgia Barese. L'azienda agricola offre servizi di giardinaggio, progettazione e manutenzione di aree verdi, piantine regalo, bonsai bomboniera, alberi ornamentali e da frutto. Picchichero Pasquale Vivai ha sede in via Acquaviva 1 a Cassano delle Murge. Telefono 080 77 57 89. Per saperne di più visita il sito web www.vivaipichichero.com. Torna sempre più spumeggiante la grande festa di Pierino, il più grande evento dedicato alla birra e ai sapori murgiani. Dal 4 agosto al 4 settembre a Cassano, sull'Aia dell'Amicizia.
benissimo, ben ritrovati sugli schermi di Fly TV, ma non negli studi di Fly TV, bensì in quel di Bedollo, nella foyer della struttura pubblica qui meravigliosa, guardate. Intanto io inizio subito con i messaggi, perché non ho fatto in tempo ad annunciare il nostro numero che subito ci avete bombardati, e io vi ringrazio come solito perché è un piacere leggerli. Sarà un dispiacere forse commentarli, ma staremo a vedere, perché alle volte possono essere piccanti, però è bello che ci dimostrate che ci seguite. Intanto, belle o brutte, voglio dire, le notizie si dicono, quindi tutti i messaggi saranno sempre letti, ve lo assicuro. Però con una premessa, saluto prima Dario e Oronzo, che ci hanno sempre mandato anche loro saluti e messaggi. Allora, dottor Massimo Longo, la prima domanda è proprio per te, caro Massimo, e cioè c'è Andrea Catalano che ci dice, te la leggo testualmente, una domanda per il dottor Longo: ma quale sicurezza le ha permesso di affermare che il bonifico malese fosse arrivato? Un po' piccante, a me dà noia ritornare nel passato, però Massimo è giusto rispondere. Nessun problema per la risposta, e sono notizie che ho appreso da fonti personali, le cui fonti, come tu collega mi insegni, sono rigorosamente private, certo, e si possono eventualmente dire solo in fase di denuncia o di querela, e quindi io sarei pronto a dirle qualora qualcuno mi denunciasse o mi querelasse, farei il nome delle fonti davanti al giudice. Ma le fonti, cari tifosi, caro signor Andrea Catalano, lei e chiunque da me non le saprà mai, a meno che non c'è qualcuno, ripeto, che mi quereli o che mi denunci. In tal caso sarò pronto a fare nome e cognome della fonte che mi ha detto che il bonifico c'era, e anche dei soldi, dei malesi che c'erano. Questa è la mia risposta, spero sia esaustiva. Ma sicuramente, Massimo, io poi dico a tutti, guardate, è un po' difficile fare il giornalista, ma non perché, come dice Massimo, è giusto nel codice deontologico, proprio noi le fonti delle notizie non dobbiamo svelarle, salvo ai magistrati. Ma di là di questo, molte volte, anche per dare notizie, che è giusto fare cronaca, noi diamo delle notizie certe, attenzione, mai dubbie, certe, però da fonti che possono essere anche dubbie, sì. No? Perché magari faccio un esempio che non è questo, se gliel'avesse detto proprio il presidente, l'ex presidente, voglio dire, più certa di quella, di che cosa stiamo parlando. Ora non voglio entrare nel No, è che purtroppo svelato. Sono stato vittima di un, come probabilmente tutti sanno, di un accanimento mediatico nei miei confronti, certo. Perché avendo a disposizione queste fonti che mi facevano pensare in una chiusura positiva della trattativa, così come erano certi anche altri colleghi, ne ricordo uno che se non sbaglio possiamo dirlo, al TG3 Regione il giorno prima del 22 aveva detto che domani si sarebbe firmato il contratto, il giorno dopo il Bari sarebbe passato ai malesi. Ho sentito con le mie orecchie un collega giornalista al TG3 della RAI dire questo, solo che non ho visto lo stesso accanimento mediatico nei confronti di questo collega, accanimento che ovviamente ho visto da questo me. Lo sai, ma lo sai, ci sono rimasto un po' male, ammetto, ma mi scivola tutto perché io ho la coscienza a posto. Certo, ma sai, molte volte tra colleghi succedono delle cose che non dovrebbero succedere. Ma nessuna remora verso il collega, io volevo soltanto mettere sulla bilancia la differenza. È mancato l'accanimento verso questo collega, ciò che invece non è mancato a me. Va bene Andrea, quindi penso che sei stato un po' accontentato nella risposta di Massimo, e passerei subito al successivo messaggio. Sono risposte che ridarei 100, 200, 1000 volte, sempre, ogni volta, considerate appunto le fonti che ho. Le ridirei anche adesso per l'ennesima volta. Lasciamolo ormai, abbiamo risposto. Lasciamo perdere. Allora, invece leggiamo il messaggio di Graziana, che io saluto calorosamente perché lei ci ha sempre seguito in questi anni, anche con l'altro programma sportivo che su Fly TV abbiamo messo in onda, poi vedremo quest'anno come andrà. Ci sarà un programma, vi dico già, sportivo. Non so come si chiamerà, ma ci sarà. Andremo a vedere più in là, vi faremo sapere nei prossimi giorni. Al di là di questo, lei ci dice saluto tutti
Salutiamo anche noi te, salutiamo. Cara Graziana. Ci chiede notizie di calciomercato. Un abbraccio, Graziana. Intanto ti abbiamo detto, Graziana, in apertura, diciamo una notizia fresca, cioè il responsabile del settore giovanile, che è una figura, ripeto, importante. Non guardiamo che non va in campo e non sia determinante, anzi, è colui che deve dare veramente sprono a una linfa del futuro. Al di là di questo, come ha accennato già prima Massimo, abbiamo avuto nella gara dell'amichevole di oggi, che adesso inizieremo già a parlare tra poco, delle novità, cioè c'è un ragazzo di Brindisi, Guadalupi, in prova, che il mister Roberto Stellone sta provando e quindi ha potuto valutare. Ti devo dire, la mia impressione non è stata proprio negativa, se no, non fosse un pizzico di coraggio che gli mancava, perché molte volte lui preferiva, sai quando brucia la palla sul piede, nel senso scambiare subito e poi chi ha personalità vera lì parte e va. Se lo hanno preso in prova non sarà un caso, no? Perché certo, non è che si prende in prova un giocatore qualsiasi, evidentemente qualche base positiva ce l'aveva. Oggi tra il chiaro e lo scuro qualcosa di buono ha anche fatto vedere, ma credo che ci sarà ancora tempo per Guadalupi per dimostrare il suo indubbio valore. Poi starà alla società la scelta di trattenerlo o meno. Ma tra l'altro, proprio in tema di questo, iniziamo a parlare di delle uscite quasi certe, no? Oggi abbiamo notato, per esempio, tra i pali c'è stato titolare prima Mikai e poi Gori. Questo è un significato eloquente, proprio a dire che, guarda, come vi abbiamo detto già ieri, è destinato sicuramente ad andare, probabilmente a Foggia si parla. La sicurezza purtroppo non ce la dà nessuno, certezza. Però si presume che questi siano linguaggi, come dire, no? In tecnici, codice, no? Per certo, cui si preferisce Gori a Guarna, perché evidentemente Guarna un secondo anno, secondo Amicai, probabilmente non se la è sente di fare. È difficile che lo accetti. Poi ovviamente sempre in uscita, abbiamo parlato prima con Massimo che ci sarà Rada che dovrebbe andare via, e soprattutto in tema di mercato in entrata si parla insistentemente, sembra addirittura oggi è circolata questa voce che si è visto in città, forse a Bari, per le visite mediche, ma io lascio sempre dire che queste sono notizie non certe, attenzione, ecco. Quando Massimo lasciamo perdere. In questo caso si parla di Cacia, forse già Bari. Le visioni mistiche le lasciamo agli altri. Le lasciamo stare, è una notizia, diciamo molto lontana, non è ancora certa. Poi c'è sempre l'interesse, per sapete benissimo, per il gruppo del Torino, cioè Quartetto. Grazie, il quartetto addirittura, Gazzi, Parigino e l'altro. Non me li ricordo. Io questi tre non ricordo, certo, il quarto, vabbè. Poi ce lo ricorderemo, lo diciamo. Barreca, giustissimo, sì. No, io sai perché Barreca non lo mettevo, perché chissà perché mentalmente lo leggo al Cagliari, perché sai che ha giocato lì nell'ultimo anno, e ricordiamo di fatto lui, del Toro. È uno di fascia, sì, è un giovane del Torino. Il Torino, altro grande settore giovanile, non scordiamolo, anche se lì dobbiamo risalire, andare un po' indietro ai tempi di Vatta, quando veramente si sfornavano grandi campioni. Sì. A me fa piacere, Massimo, perché quando parlo di Vatta, lo ricordo. Parlo di Nereo Rocco, sorridi. Io quando sono con Loredana dico questi nomi, lei non sa manco chi sono, io è giovanissima. Ma io uso questo linguaggio ancora, i miei fedeli lettori e tifosi, che saluto anzi tutti quanti, e conoscono il mio linguaggio, il mio modo di scrivere, che è un po' in effetti atipico rispetto agli altri, il che non vuol dire che sia migliore o peggiore, diciamo diverso. Che è diverso dal solito canovaccio, linguaggio entro cui ci metto sempre la Nereo Roccata o il Lidolm, il centravanti o il centro mediano metodista, ecco, sì. Amo molto la diversità, perché dico grazie ad essa noi la diversità, viviamo meglio, sì, perché
io mi posso distinguere con la diversità e questo dà possibilità a tutti di crescere o di rimanere se stessi. Ti spiego, però a me il discorso è un po' diverso, perché io mi occupo di calcio da 7-8 anni, in quanto prima su Bari Sera mi occupavo di altro e mi occupavo anche di calcio. Però siccome io in questo mondo del calcio, giornalisticamente ci sono arrivato tardi rispetto agli altri, gli altri ragazzi che cominciano sin d'ora, 20 anni, 25 certo. anni col calcio, ripeto, ci sono arrivato tardi, quindi per far breccia, come suol dirsi, no? nei lettori, ho fatto una scelta, cioè quello di scrivere, di raccontare il calcio Bari in una certa maniera diversa. Perché altrimenti sarei stato uno dei tanti, probabilmente poco letto, ecco, tutto qui. Ma la ripeto, condivido, perché è bella diversità. Intanto prego sempre la regia, che ovviamente è sempre lì vigile ed attenta nel seguire un po' quello che è il contenuto. Caro Lucio, ti prego di mettere le immagini della partita di oggi, perché adesso stiamo appunto già con queste immagini, adesso affondiamo veramente la parte tecnico-tattica dell'amichevole del Bari, che è stata AC Pinè contro la FC Bari. Ricordiamo il risultato finale di 1-4. Gol iniziali di Gensoglu, Valiani e Grigobbo, il numero 4, Grigobbo, poi ancora per il Bari di Cesare e infine De Luca, la zanzara. Un bel gol di petto. Sì, allora io intanto diciamo la formazione iniziale, e qui ripeto ancora di guardarvi anche di nuovo, se non avete avuto la fortuna, dico io, di seguire la telecronaca in diretta sul canale 218 nostro di Fly TV, di vedere il profilo Facebook di Fly TV, dove c'è il link che vi collega direttamente alla partita e quindi ve la potete vedere anche stasera, magari dopo una panzerottata che a me manca molto da Bari, e quindi vi vedete la bella partita, non direi, però... Ecco, una telecronaca, come diceva Massimo, diversa. Fatta da me e Loredana Caporizzi, ovviamente, che era veramente diversa rispetto alle classiche. A me sicuramente mi riconoscono l'aspetto molto tecnico e Loredana sicuramente più letterario, perché insomma lì fa studi diversi rispetto a me. Allora, ritornando sulla partita, la formazione è stata la seguente: Micai, Scalera, Valiani, Gensoglu, Moras, Boateng, Gomez, Maniero, Fedato, Guadalupi, che è il ragazzo 96 di Brindisi in prova, Sabelli. Questi sono stati gli 11 iniziali che hanno offerto, c'erano propositi di offrire spettacolo, non so fino a che punto. No, esprimiti tu un po'. Primo tempo, no, io ho visto un primo tempo pieno di azioni gol, io ne ho contate un 5-6 di azioni gol da parte del Bari. Tutte sbagliate per approssimazione e anche per poca cattiveria, però nel contempo ci sono stati anche un paio di gol, se non sbaglio, del Bari, perché il Bari ne ha fatti due. E si è concluso 2-1, sì. 1-2, sì. Però paradossalmente, ripeto, non che mi sia piaciuta più la prima formazione rispetto alla seconda, ma la prima formazione è andata, secondo me, molto più vicina al gol che la seconda, nonostante però, bisogna dirlo onestamente, non si sia visto alcun, almeno io, non so tu, alcuno schema impartito da Stellone durante questa, questa settimana. Sono andati anarchicamente, si sono mossi un po' Fedato sulla sinistra e Sabelli sulla destra, e hanno lasciato il gioco, quel po' di gioco che abbiamo intravisto, alle giocate dei singoli, e non è un caso che i gol siano arrivati dai cross di Sabelli e un altro da Gomelt, che si è improvvisato alla destra. Sì, da un punto di vista tattico, Massimo, non mi è piaciuta molto, perché io durante la telecronaca ho osservato molto che ci sono ancora, c'è vabbè, molto da fare, c'è tantissimo, ho detto è un cantiere aperto, anche è un cantiere aperto, però è anche giusto prendere questa amichevole con le pinze, insomma, diciamo la verità, da giovedì ad oggi non si poteva pretendere molto che Stellone desse già la sua impronta, soprattutto con una squadra che non è ancora la sua, questo diciamolo chiaramente, ci saranno gli innesti
necessari che devono arricchire questo contenitore che potrà dare di più. Perché non ho visto veramente le fasce che devono veramente crossare, per forza. Esatto, non ho visto incrociare bene le punte. Assolutamente. Poi un dato sostanziale, perché ricordiamo intanto che il Pinè è una squadra della Lega Nazionale Dilettanti del Trentino Alto Adige ed è gioca in prima categoria, quindi una squadra ci ha messo del proprio, ci ha messo impegno, si è chiusa diciamo un po' a centrocampo, ha aggiunto lì, ha lasciato solo una punta avanti, poi cinque centrocampisti e quindi automaticamente ha messo poi i difensori e ha messo in difficoltà, perché nella zona nevragica c'era veramente tanta roba e il Bari andava in difficoltà soprattutto quando nello stacco dell'idea di Stellone, no? Nello stacco che i due terzini fluidificano sull'esterno e i due centrali rimangono, rafforzano i due centrocampisti perché gli altri due sono diventati attaccanti, diventano quattro, e quindi in quel momento due contro i cinque del Pinè mettevano in difficoltà il Bari, non riusciva a ripartire, non riusciva a impostare. Tant'è che l'unica azione di ripartenza l'abbiamo vista solo nella ripresa. Sì, infatti. Ma al di là di questo, sono d'accordo con te, manca ancora tanto per arrivare a delle soluzioni tattiche giuste. Ho visto un Castrovilli in palla, attivo. Lui però diciamo nella seconda parte, perché è il dato più emergente. Tanto i giovani, anche Turi ha giocato bene, lo stesso Minicucci. Ma guarda che i giovani, che giocassero bene i giovani, non avevo dubbi, perché certo. Era il loro momento. Luca, no? Però, degli anziani. Ho visto molto bene De Luca, nel senso, oltre al gol che ha fatto di petto e anche ad alcune giocate. Ma era di petto. Tu dicevi come, petto. Sì, insomma, qualcosa del genere. Lucio, metterai la moviola, perché tra poco, perché andiamo a capire anche questi... L'ho visto abbastanza in palla, come se fosse già pronto potenzialmente per il torneo. Forse l'unico giocatore, secondo me, che è già pronto. Ma per l'anno scorso, se ti ricordi, Massimo, lui partì lo stesso in gran forma. Ma quello è grazie al suo fisico, che esatto. Insomma, lui evidentemente non ha ecceduto quest'estate nei panzerotti. Nei panzerotti nostri. E quindi ha mantenuto quella linea. Secondo me è già pronto. Però ripeto, non tutti riescono, solo quei calciatori che sono un po' mingherlini, quelli bassini. Quelli sono subito pronti per il campionato, certo. Infatti De Luca mi ha dato quest'idea, poi non saprei. Intanto il risultato, l'abbiamo detto, è stato 4-1 per il Bari, ma l'osservazione, perché l'ho voluto ripetere, l'osservazione che ho avuto personalmente è quella di aver visto al gol, caro Massimo, quasi tutti i non attaccanti. Sì, e infatti. Quindi Kensoglu, Valiani, lasciamo Del Pinè e Di Cesare. Finalmente poi ci ha messo lo zampino, la zanzara, De Luca e diciamo ho visto un attaccante che ha fatto gol, però questo dato mi ha preoccupato, sì, però Massimo. Sì, non c'è stato quel dialogo che tutti noi ci auspicavamo con Maniero prima e con De Luca dopo, però c'è anche da dire che Maniero nonostante abbia dialogato male con i suoi partner d'attacco si è andato vicino al gol in più occasioni, cioè, ha preso anche un palo. Però si è impallato molto. Però per me molte volte a me non è piaciuto Maniero, però ribadisco che tanto le immagini sono lì, insomma, ha avuto anche le sue sporche, anche sporche le chiamerei, perché non sono state nitide le occasioni di gol. C'è molto da lavorare. Ci siamo preoccupati quando si è fatto male alla caviglia. Alla caviglia, sì, infatti. Però ecco, io darei la giusta importanza a questa. Si tratta, io non la chiamerei neanche, no, lo dico anche per i nostri amici tifosi. Di non preoccuparsi. Di non preoccuparsi. Io non la chiamerei neanche amichevole questa. Questa è stata una sgambettata tra scapoli ammogliati, chiamiamo, anche se il Pinè ci ha messo impegno. Vere amichevoli, quelle che appunto si chiamano amichevoli, io sono quelle che vedremo a Trento fra qualche giorno con squadre di categoria superiore. Maggiore. E quelle ecco lì forse anche se possiamo essere più certi Trento nei sarà giudizi. Il 29 o il 27, ma al di là di questo 4 ce n'è una e il 29 ce l'ha. Trento è comunque una squadra di eccellenza. Di eccellenza, sì. Poi nella seconda parte, quando
è stata veramente piena di giovani, no? Di tutte queste promesse, e poi anche giocatori che il Bari crede, perché probabilmente andranno in prestito da qualche parte, ma probabilmente avranno anche spazio qui a Bari. Intanto credo che Di Noia, con la presenza di oggi, ha già dato un suo significato. Certo. Però io in telecronaca ho veramente letto un errore grave, purtroppo il mio ruolo, e me ne scusi anche i miei colleghi tecnici, non giornalisti in questo momento, perché quando vedo nella seconda parte sono stati immessi titolari due centrali, di cui Tonucci e Di Cesare, come, quindi la vecchia guardia. Certo. E invece Turi era spostato, il giovane, messo a terzino destro, no? Sulla destra. A un certo punto della fase d'attacco i due centrali sono avanzati e sono andati appunto ad impostare su un calcio d'angolo per far gol, eccetera, perché hanno anche tutti e due, sono colpitori, buoni colpitori di testa. Però attenzione Massimo, quello è un grave errore, un giovane inesperto e due anziani che vanno via, un giovane che rimane lì da solo a proteggere l'unico attaccante, è vero, ma da un punto di vista tattico devi avere sempre due contro uno, ve l'ho detto tante volte. Al di là di questo, un giovane poteva andare in difficoltà, ma penso un'altra cosa, 90 metri, ricordiamo che i campi vanno dai 100 ai 110 metri regolamentari, ma almeno 90 metri se sei un po' più dietro, a ritornare indietro, ma saranno anche 80 per uno che ha qualche anno in più, rispetto a un ragazzo di 20 anni o 19, è difficile ritornare e trovare la posizione, perché se sei in Serie A, in Serie B, questi errori li paghi con un gol subito. Certo, io sono d'accordissimo, ma il tuo discorso non fa una grinza, ma a maggior ragione mi permetto di ripetere, certo, prendiamola come una sgambatella tra amici, questa qua, una partita che non fa testo, dove ecco, se questa partita voleva avere come obiettivo vedere se per caso gli schemi di Stellone erano stati impartiti, ecco, se questo è l'obiettivo, diciamo che l'obiettivo non è stato raggiunto. Però, perfetto, diamine, insomma, siamo, diciamo, ancora, che la sgambettata c'è stata, l'abbiamo vissuta il Bari ha pur sempre vinto, comunque abbiamo vinto e non piangiamo anche quando vinciamo, quindi insomma morale siamo fiduciosi, via. Intanto il presidente Giancasco, che è arrivato stamattina, abbiamo avuto l'occasione con lui, con Cosimo Giancasco, di chiacchierare un po', e ci ha dato già qualche notizia, ossia che parte da lunedì la campagna abbonamenti, sicuramente con prezzi scontati per i vecchi abbonati e con prezzi che non si sa per i nuovi, anche per i vecchi, però sicuramente con un privilegio per i vecchi. Ora, diciamo che in questo momento, se non arriva il mio consiglio per anche la dirigenza del Bari, se non arriva qualche nome particolare, difficile, difficilmente che il popolo biancorosso esploda, ma la tua impressione su questo vuol dire che già, vedi, c'è la voglia del presidente di riconquistare già il passato, no? Beh, se ha detto si è dichiarato che lunedì si apre la campagna acquisti, la campagna abbonamenti, evidentemente entro domenica a Bari, o meglio qui in ritiro, arriverà altra gente. Perfetto. Io poi ricordo a tutti voi, lo dovrei fare alla fine, ma meglio farlo adesso, che la puntata odierna andrà in replica domani alle 14.30, e quindi seguiteci. Qualora qualcuno di voi, intendo parente, non abbia avuto la possibilità stasera, alle 2.30 domani, 14.30, vi aspettiamo, come anche, ripeto, il link attraverso il profilo Facebook della diretta della partita, di andarlo a guardare, perché è stata d'altronde sempre una partita interessante. Poi vi ricordo ancora i messaggi sul numero 345 11 26 216, e nel frattempo di questo, appunto, che dicevo, di questo numero, sono arrivati ancora altri tre messaggi. Uno è ancora Cosimo da Terlizzi, come ieri, che ci chiede come mai questa piccola differenza di gol, ma l'abbiamo detto, Cosimo, Massimo è stato chiaro, questa è stata una sgambettata, comunque il Bari ha vinto 4-1, certamente forse noi volevamo vedere 10 gol. No, ma io credo che la risposta più logica sia questa, non che la tua non lo sia. No, assolutamente. Ci mancherebbe.
e che probabilmente l'amico da, come si chiama? Da Terlizzi. Si è ricordato forse delle precedenti prime assolute del Bari nei ritiri dall'anno scorso indietro, dove il Bari effettivamente vinceva, faceva quei 13, 15, talvolta anche 20 gol. Il problema credo sia questo: mentre quelli amichevoli erano giocate con avversari davvero presi dagli alberghi, dagli hotel, qualche artigiano del luogo, giusto per fare quorum, la partita di oggi, sebbene giocata al cospetto di dilettanti, era però una partita contro una squadra vera che milita in prima categoria, quindi certo. Voglio dire, comunque organizzata certo. Rispetto alle altre, ecco, tutto qui. Da qui si spiega secondo me il 4-1, oltre all'imballo delle gambe, no? le gambe ferme e quant'altro. Francesco invece da Bari, intanto ci ringrazia per la compagnia che offriamo, ci chiede se quest'anno il fatto di aver cambiato, o meglio ripreso un po' il nord, no? Come ritiro, come località, come possa essere di buon auspicio, perché lui ricorda appunto i ritiri di Mezzano Primiero. Anch'io li ricordo perché ho seguito gli ultimi due. Però io preferisco di gran lunga questo. Se l'amico si riferisce alla questione scaramantica, certo, fa capire così. Io non credo molto alla scaramanzia, però diciamo che va bene, insomma, se il Bari torna qui vuol dire che no, qualche sorpresa sul finale certo. L'avremo. Intanto Vito da Modugno sempre saluta, io saluto anche lui, ci chiede come mai ancora non arrivano i nuovi giocatori. Io qua ho da che dire ci siamo la mia. Mossi certamente tardi. Siamo tutti mortificati di questo, però attenzione, il mercato purtroppo, e questa è la cosa grave, che la pensiamo uguale. Purtroppo il mercato chiude il 29 agosto. È chiaro che in questo periodo è difficile per tante squadre trovare i giocatori che nel frattempo stanno cercando la sistemazione in Serie A o in altri luoghi. Il problema è che dovrebbero chiudere, come dicevamo con Massimo, ma poi dici anche la tua, secondo noi dovrebbero chiudere prima il mercato, in modo che il ritiro si parte già a giochi fatti, cioè quantomeno non c'è il rischio che, facciamo un nome a caso, Maniero si allena con noi, il giorno prima del campionato passa ad Ascoli, per dire sì, un esempio. Sì, ma io dico solo una cosa, mi permetto di aggiungere a quanto dici tu, che così come il calcio, no, il palazzo, il potere impartisce delle regole, pretende che sia eseguito in una certa maniera, io credo che non ci sarebbe nulla di male se il palazzo cominciasse a pretendere che, ad esempio, no, i ritiri che inizino il 15 luglio per tutti, tanto per certo. Dirti una cosa, e che finiscano entro il 31 luglio, così come sarebbe auspicabile la chiusura del calcio mercato il giorno 14 sera, 14 luglio. Bravissimo, la pensiamo uguale anche là, insomma. Perché se per esempio pensassimo che il mercato si aprisse il giorno dopo dell'ultima partita di Serie A e di Serie B, ci sarebbe più di un mese e mezzo di tempo. Io la penso così, magari sarò fuori dal coro come sempre, però per me sarebbe una... aggiusterebbe capre e cavoli, ecco, tutto qui. Intanto io purtroppo siamo in conclusione, stanno arrivando veramente tanti messaggi, io veramente mi scuso con voi se non riuscirò a leggere tutti. C'è Francesco, ancora un altro Francesco da Trigiano, che ci chiede se la nostra impressione, tutte e due, di Massimo e mia, è veramente positiva, almeno da un punto di vista del mister, chiede in questo caso, e quindi dello staff tecnico, oppure sono giochi estivi e provocatori, no, come no, l'ha scritto, no, però. Sicuramente l'impressione, come prima impressione, è più che positiva, perché in allenamento li abbiamo visti, si adeguano tutti, lavorano con impegno, però ecco, io non, ribadisco per la terza volta, bypasserei questa amichevole, questa sgambata. Parliamone dal 24 o dal 29 luglio in poi. Allora, leggo questo perché è interessante, poi ce ne sono altri che leggerò domani, non ce la faccio, non riesco a capire chi è, c'è il numero ma non
dice un nome, ma comunque ci fa un piccolo rimprovero, caro Lucio, perché dice... Ben vengano i rimproveri. Sì, ma io per questo li leggo, ho dato prevalenza a lui che ad altri, perché è giusto che sia così. Dice, mister, una cosa tecnica di televisione, prima mentre andavano in immagini della partita, vi sopravvenevate con vostro commento alla telecronaca della partita. Mo non ho capito. Evidentemente c'era l'audio della telecronaca. Allora il caro Lucio si scusa con voi perché evidentemente non ha azzerato l'audio della mia della telecronaca mia di Loredana e io e Massimo parlavamo anche noi. Vi chiedo scusa io per Lucio. E però poi conclude dicendoci che è una bella trasmissione. Ok, chiunque tu sia, perché il nome non me l'hai scritto, scrivilo, perché la prossima volta i messaggi ignoti non li leggiamo, ma siccome era critico, era bene farlo, ti ringrazio comunque, perché solo così noi cresciamo con voi e voi crescete con noi, perché vi vogliamo sempre di più a seguirci. Io vi ringrazio Massimo Rocco. Grazie a te per l'invito, per agli amici. La compagnia veramente squisita di stasera e scusate se ve lo dico, ma ho fame, devo andare a trovare qualcosa aperto a quest'ora. Ciao, a presto. Arrivederci, buona serata. Buonasera. Del panificio Magda è una storia che comincia 35 anni fa. La bontà, frutto di un perfetto mix per le ricette di una volta e l'amore per la tradizione barese. Fiore all'occhiello è la focaccia prodotta in tante varianti da gustare e ordinare anche online. La produzione in ATM consente di poterla ordinare e gustare in 24 ore in ogni parte d'Italia ed Europa. Per quelli che vogliono fermarsi a pranzo, l'assortimento continua con la rosticceria e piatti caldi ogni giorno. Il panificio Magda, attento anche alle esigenza celiaca, tutti i giorni da lunedì a sabato dalle 8 alle 21. Panificio Magda, tutta la cucina barese come a casa vostra. Bari, via Prospero Petroni 32, telefono 080 524 2207, www.panificiomagda.com. Vuoi un progetto per il tuo giardino? Vuoi delle idee regalo ecologiche ed originali? Vieni a visitare la più grande varietà di fiori e piante da vaso. Picchichero Pasquale Vivai ti aspetta a Cassano delle Murge, in una vasta esposizione sulla Murgia Varese. L'azienda agricola offre servizi di giardinaggio, progettazione e manutenzione di aree verdi, piantine regalo, bonsai bomboniera, alberi ornamentali e da frutto. Picchichero Pasquale Vivai ha sede in via Acquaviva 1 a Cassano delle Murge. Telefono 080 77 57 89. Per saperne di più visita il sito web www.vivaipichichero.com. Torna sempre più spumeggiante la grande festa di Pierino, il più grande evento dedicato alla birra e ai sapori murgiani. Dal 4 agosto al 4 settembre a Cassano, sull'Aia dell'Amicizia.